Salve, vuoi uscire, Bobo? Esatto. Allora, premessa. Io non ho mai letto Emily e Harry e non sono mai stata. No, non voglio dire non sono mai stata una fan del romance perché è una grande bugia. Però non ho mai letto romance, effettivamente. Di solito il mio genere è più fantasy, infatti, qua potete vedere Percy Jackson, sono una mega fan di Twilight, quindi forse possiamo dire che sono più una fan del romantasy, però non ho mai letto effettivamente nemmeno cose prettamente romantasy. Poi l'illuminazione. Diletta, una delle mie migliori amiche della vita, mi ha detto: "Ma sai che secondo me ti piacerebbe un sacco Emily Henry?" Perché lei sa come sono fatta io e quanto mi piacciono le rom-com Jane Austen, e quindi ero nel target. E poi perché appunto lei è l'opposto della fan del romance, però mi ha detto: "I libri di Emily Henry mi sono piaciuti molto." E quindi l'ultima volta che sono andata a trovarla mi ha detto: "Guarda, io te lo presto uno, vedi tu, leggi qualche pagina e vedi se ti piace." Praticamente io ho preso in mano questo libro e non l'ho messo giù fino a quando letteralmente non mi si chiudevano gli occhi alle 3 di notte. Infatti il primo libro da cui ho iniziato è stato proprio Romanzo d'estate. E mentre lo leggevo ho pensato: sarebbe carino fare un reading vlog. Il problema è che sono arrivata oltre la metà, però chi se ne frega, volevo documentare questa esperienza di lettura. Quindi finiremo insieme Romanzo d'estate, e poi Diletta mi ha prestato anche Book Lovers, di cui sono curiosissima perché lei mi ha detto: "A me Romanzo d'estate è piaciuto, carino, però Book Lovers mi è piaciuto di più." E detto da una persona che è proprio zero fan del romance, mi aspetto grandi cose da questo libro. Per il momento, allora, sono arrivata appunto qua, oltre la metà del libro e raga, a me piace un sacco, non so come dire. Più che altro mi piace che sia una lettura molto molto scorrevole. Io non sono una lettrice veloce, anzi, sono molto lenta a leggere. E quindi non mi aspettavo di leggere 250 pagine in 2 giorni, perché non lo faccio letteralmente mai, a meno che non siano proprio libri che mi ammazzano e devo assolutamente finire. Però diciamo è raro per me e quindi mi ha molto sorpreso. Per adesso appunto la scrittura è molto scorrevole, è divertente, ci sono tutti i cliché possibili del genere che però a me piacciono e mi fanno anche un po' ridere. Di solito le protagoniste dei romance sono sempre un po', no, un po' delle lagne, però secondo me questo è più nel fantasy che sono delle lagne, cioè tipo la tipica protagonista che è la prescelta, che è bellissima ma non sa di esserlo, ecco, lei no, cioè la nostra protagonista qui no. E poi il love interest è molto figo, è un po' un malessere, se posso dire, però mi piace, carino. Quindi siamo arrivati appunto quasi a metà, vedremo come andrà a finire. Oh Gesù, non sono pronta sinceramente, però non vedo l'ora di finirlo per iniziare questo. Sarà un reading vlog emozionante. Oh, Dio mio. Ma raga, allora, sono arrivata ad un momento un po' osè. Mi spiegate perché in ogni cacchio di libro, quando la gente si bacia, dice sempre che sa di cannella o di vaniglia? Ma in quale universo la saliva sa di queste cose? Che schifo, non ci voglio pensare. Vabbè, vado avanti. Lo sapevo, guarda, me lo immaginavo. Indovinate? Sono stati interrotti, hanno suonato alla porta. Tipico. Such a cliché. Sono passate ore, infatti è anche calato il buio. Io nel frattempo sono arrivata a pagina 254. In realtà prima non ero a pagina 250, ma tipo, boh, fate 230, ok? Quindi ho letto non tantissimo. Ma adesso mi sono lavata i capelli, mi rimetto a leggere. Vediamo dove arriveremo entro la giornata. Però mi manca davvero poco, cioè io credo che tra oggi e domani finirò questo libro. Aiuto.
Però abbiamo ancora Book Lovers da iniziare, quindi fantastico. Thanks. Dai, buono, è vero, è un po' acquoso. Però ci sta. Buongiorno. Non so dove mettermi oggi, perché là sul mio lettino che però uso tipo divanetto ci sono dei vestiti che dovrei piegare, ma non ho voglia. Vabbè. Comunque. Ieri sono arrivata a pagina 301, cioè mi manca veramente poco. Tra poco devo andare a pranzo fuori e poi al cinema, quindi non riuscirò a leggere tipo di botta, quindi speriamo di farcela in questa oretta che ho. Perché, cioè, no, voglio assolutamente finirlo, voglio sapere cosa succede. Finora sono scioccata. Cioè, non è che sono scioccata perché mi aspettavo tutto, però. Vabbè. Wow, il mio macio è qui. Oh, Emily. Mitica. Vediamo il via alle danze. Sono tornata dal pranzo e ci rimettiamo a leggere. In realtà stamattina alla fine ho letto veramente poche pagine perché ero super in ritardo. Ma prima mi faccio un tè, così ce la cigliamo. Dai. Ciao. Aiuto. Ti sei deciso? Bene, amore. Sì, cucciolo. Sono bellissimo. Sei un grassettino, sei. Hai trovato la tua sistemazione. Bravo, Gibo. Sono arrivata ad un punto in cui, cioè, lui si sta comportando in modo veramente what the fuck. Cioè, io ho capito il perché, però mi sta veramente prendendo l'anima. Quest'uomo, veramente, basta! Cioè, ma perché non comunicano? Questa è la cosa che mi dà fastidio. Perché non parlano? Vero? Perché non parlano, Gigi? Diglielo anche tu. Allora, abbiamo raggiunto un nuovo livello. Perché, cioè, adesso non solo sa di cannella, questo è di vaniglia, ma vi leggo, aveva il sapore dei boschi, pino e rugiada e cannella, ovviamente. Cioè, ma come può uno sapere di pino? Cioè, non lo so, si è attaccato un albero magica addosso, Cristo! Cioè, lui praticamente è un albero di Natale. Moments later. Sono sinceramente provata, sono arrivata ad un punto che mi fa piangere, ok? Non voglio fare spoiler, però dico solo le lettere. I'm not doing well. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento prima o poi. Non ero pronta. Qua More moments later. va di male in peggio. Cioè, non ce la posso fare. Perché sono devastata. Soon after. Ho finito. Allora, vorrei fare poi, alla fine, solo alla fine di questo video, un po' un momento di riflessione su questo e l'altro. Quindi non mi dilungherò. Però non pensavo, non pensavo. Tutta la prima parte romcom, così leggero, così carino. La seconda parte mi ha devastato perché sì, tutte le cose sulle lettere, dirò solo questo perché non voglio fare spoiler.
mamma mia. E poi è tornato ad essere una rom-com. Però tutta quella parte lì veramente mi ha straziato. Non pensavo. Però devo dire, bello. Cioè, so che è un libro che nel bene o nel male mi rimarrà, anche perché appunto lo sto leggendo sotto consiglio di Diletta, una delle mie migliori amiche, e tra l'altro lei di solito appunta i libri, cioè si scrive cose, sottolinea cose. Ci siamo fatte questa proposta, ovvero segna anche tu delle cose, scrivi delle note a margine così poi me le vado a rileggere. E poi tra l'altro lei all'inizio e alla fine del libro scrive sempre il momento in cui l'ha iniziato e il momento in cui l'ha finito. E quindi insomma, questi due libri sono un'occasione anche per fare questa cosa carina con la mia amica, ok? E quindi so che anche per questo mi resterà tanto nel cuore questo libro. Bello, è stato bello leggerlo, devo dire. Soprattutto penso sia di averlo letto in un momento adatto della mia vita. Quindi, dai, Emily Henry, grazie. E nulla, a questo punto direi che domani, se tutto va bene, inizieremo Book Lovers. Sono veramente molto curiosa. Allora, scusate la mia faccia, sono devastata, ho tipo uno sfogo sulla fronte, ma non è questo l'importante. È passato un giorno da quando ho finito, dov'è, Romanzo d'estate, e adesso mi accingo a iniziare Book Lovers. Vi dirò, io ho grandi aspettative sinceramente per Book Lovers perché appunto Diletta mi ha detto che questo le è piaciuto molto di più dell'altro, quindi vedremo. Comunque, lo inizio adesso, ho un'oretta in cui posso leggere e quindi, yay! Ma prima, dedica, con data e tutto. Mi dispiace un sacco per sta luce orribile, però piove di brutto ed è mattina, ma in realtà sembra che siano le 8 di sera. Comunque, ho letto il primo capitolo. Wow. Allora, per adesso è stata citata Jane Austen una volta, quindi questo già fa alzare notevolmente il livello. E mi fa molto ridere, è molto più, forse più sarcastico rispetto a Romanzo d'estate. Mi sta piacendo. Sto amando. Several days later. Eccoci qua. Allora, in realtà sono passati dei giorni. Cioè, purtroppo vorrei avere un'intera giornata di nulla facenza per poter finire questo libro. Però, nel frattempo, sono arrivata a pagina 114. E adesso, dato che ho finito di cenare e mi sto un po' addormentando, ma faremo finta di niente, mi metto a leggere. Vediamo dove arriviamo. Al momento sto amando tantissimo. Loro due mi fanno scassare dal ridere perché ci sono tutti quei cliché che però sono cliché consapevoli e adoro come Emily Henry scrive. È molto autoironica, è molto co cosciente del genere che sta scrivendo e quindi gioca molto su questa cosa. Mi piace, adoro. E nulla, quindi vado avanti. Oh, anche qua ci sono sempre quelle robe sugli odori che hanno queste persone. Cioè, perché sto uomo deve sapere di speziato? Non capisco. Cioè, boh. Forse qua però è meglio. Cioè, speziato potrebbe anche essere semplicemente il suo profumo, ok? Mentre in Romanzo d'estate c'era tipo delle descrizioni ultra specifiche sul fatto che lui sapesse di vaniglia e di cannella mentre si limonavano. Vabbè, comunque. No, raga. Allora, il fatto, vabbè, lui è in sto paesino dove anche lei è in vacanza e lui è di lì, quindi sta a casa dei suoi e dorme nella sua vecchia cameretta. E nello specifico in un letto a forma di macchinina da corsa. È una roba che niente, mi fa ridere. Ah, poi c'è lei che ogni tanto grida. Cioè, ci sono proprio delle frasi,
cioè, anche dialoghi dove lei dice una roba e poi gridai. Cazzo de urli! Non ho capito questo aspetto di lei che ogni tanto urla. Forse è l'unica cosa che un po' troverei fastidiosa in questa protagonista, perché per il resto mi piace molto. Allora, Big Reveal, tanto questi non sono spoiler, però Big Reveal, l'odore speziato che lei sentiva di lui si rende conto che è il suo profumo. E dice, la stessa colonia unisex che uso anche io, una combinazione di cedro e ambra che si chiama Book. È per questo che il libro si chiama Book Lovers. Cioè, in realtà non si parla, non sono amanti del libro, ma amanti del profumo book. Questo libro mi sta sorprendendo. Sempre di più. Cioè, in realtà entrambi lavorano nell'editoria, quindi comunque amano anche i libri. Però questa rivelazione mi fa pensare riguardo al titolo. Salve, è da un po' che non ci vediamo, sono passati un po' di giorni. È venerdì, quindi in realtà non ho letto dallo scorso weekend. Ops, anche questa settimana è stata devastante. Tra l'altro, questo weekend sono parecchio impegnata di nuovo, quindi boh, chissà, vedremo. Ma adesso sono tornata a casa e sono libera, free, e mi metto a leggere. Quindi andiamo avanti con Book Lovers. Questo ormai è diventato il mio reading nook. Infatti ho anche fatto i popcorn. Hello, ormai ho perso il conto delle volte in cui ci siamo trovati in questa situazione, ma ecco, sono arrivata a pagina 149. Comunque, sto leggendo un po' a sprazzi perché ho un po' degli orari del cavolo. E lì c'è il gatto. Però sto andando avanti e sono felicissima perché ho trovato una cheat a Romanzo d'estate. Cioè, la protagonista è in una libreria di cui non vi dico niente, no spoiler, e trova il libro che è stato scritto in Romanzo d'estate. Adoro! Io sottona per queste cose. Comunque, adesso continuo a leggere. Sono arrivata tipo a pagina 250 circa, più precisamente a pagina 248. Tutta la questione con la sorella, lei presa male, no raga, io non ce la faccio. Tra l'altro Nora ha veramente una Capricorn energy incredibile. E io la capisco, da Capricorno la capisco. E sto piangendo perché... Mannaggia. Emily Henry, bene, sono già 2 su 2 che mi estendono. Vabbè. Eccoci qua. Allora, sono arrivata a pagina 270 circa e credo che oggi lo finirò. Non sono pronta per questa fine, aiuta! Però per creare l'atmosfera ho del cioccolato, poi qui vabbè ho la mia copertina che ha anche le braccia, quindi volendo, vabbè, ho questo coso super peloso. Però volendo anche questa che è ancora più calda. E poi lì sulla TV ho messo questo background noise, non lo so, per rilassarmi. Tra l'altro, considerando il fatto che stamattina mi sono svegliata alle 4, è probabile che mi addormenti in 0,5 secondi, ma ci proviamo. Hello, it's me. È passato un secolo da quando vi ho aggiornato in questo vlog, però dato che sono in Sardegna, volevo approfittarne per finalmente finire questo libro. Mi manca veramente pochissimo. C'è una bella giornata, posso stare qua fuori a leggere, quindi perché no?
Allora, sono arrivata alla parte in cui c'è tutta la cosa, vabbè, senza fare spoiler, però tutta la cosa dell'ospedale. Sì, non è uno spoiler. Io sono piena di questo personaggio, non la protagonista, ma il personaggio molto vicino alla protagonista. Io piena. Cioè, mi dispiace, ma non la sopporto, cioè non la reggo. È dalla pagina 1 che non la reggo. Spero mi dia una buona motivazione per non odiarla fino alla fine. Quindi vado avanti. No, ok, ha appena rivelato che in realtà mangia la carne in segreto facendo finta di essere vegetariana. Questo personaggio mi sta ufficialmente sulle balle. Ho finito. Appena mi riprendo, ne parliamo. No, 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 mi è piaciuto molto. Ho pianto un sacco. Loro due veramente, due cretini, però li amo. Ho finalmente finito questa avventura. Posso dire, Emily Henry, che scoperta. Eccoci qui, dopo un sacco di tempo in realtà, ragazzi, cioè da quando ho finito i libri è passata veramente un'eternità, però forse questa cosa è un po' positiva, così almeno posso darvi anche una mia opinione a freddo riguardo a questi due romanzi. Ovviamente non prendete le mie parole come le parole di qualcuno che ne sa qualcosa, perché sono solo mie opinioni personali, date da appunto come mi sono sentita leggendo questi libri e che cosa ne ho pensato, ecco, non ho la pretesa di spiegarvi la letteratura, perché non sarei in grado. Vorrei farveli vedere, ma non li ho con me perché li ho restituiti a Diletta. Ma vabbè, faremo senza. Comunque, partiamo con il primo romanzo che ho letto, ovvero Romanzo d'estate. I nostri protagonisti sono Augustus e January. Questa cosa fa molto ridere perché lui si chiama Agosto e lei Gennaio. Emily Henry, cioè io ti adoro. Comunque, lei è una scrittrice di romanzi rosa, lui invece è uno scrittore un po' impegnato che scrive romanzi, no? Di quelli. Wow. Sono stati rivali al college e si rincontrano di nuovo in questa cittadina sul lago, un po' per caso. Infatti, scoprono per caso di essere vicini di casa. Devo dire, è un libro molto divertente. Nonché il mio primo approccio ai romanzi rosa veri e propri, perché prima di adesso non avevo mai letto effettivamente un romanzo rosa, se non delle storie romantiche, però sempre legate al fantasy, quindi possiamo definirle romantasy come si dice sul BookTok. Però diciamo che il romanzo rosa puro proprio non l'avevo mai letto. E wow, Romanzo d'estate è stato, secondo me, un'ottima introduzione a questo genere, che non sorprenderà nessuno, mi piace tantissimo. O comunque, mi piace come lo tratta Emily Henry. Infatti lei è molto autoironica e molto consapevole di quello che sta scrivendo e secondo me in Romanzo d'estate questa cosa riesce a venire abbastanza fuori. È un libro molto divertente, molto scorrevole, a tratti anche commovente, cioè io mi sono veramente immedesimata spesso nelle situazioni e mi è piaciuta molto tutta la backstory con la storia di suo padre. Raga, ho pianto veramente, cioè fiumi e fiumi. Mi sono appassionata tantissimo e veramente l'ho finito in poco tempo, il che per me è incredibile perché di solito sono una lettrice un po' lenta. Su Goodreads ho dato a questo libro 4 stelle e devo dire a distanza di tempo le riconfermo. Bello, un'ottima introduzione a questo mondo. Emily Henry sa quello che fa, è molto brava. Passiamo a Book Lovers. Book Lovers, bello, bello. I nostri protagonisti sono Nora e Charlie. Lei è una newyorkese doc, lui invece è un newyorkese d'adozione. Lei fa l'agente letteraria, super fredda, super cinica, dedita al lavoro. Lui invece fa l'editor, sempre nel mondo dell'editoria, e anche lui super cinico, super freddo, dedito al lavoro. I due si incontrano per la prima volta ad un incontro di lavoro. Odio a prima vista, proprio da subito, e poi si rincontrano tempo dopo in questa piccola cittadina che sembra un po' star solo, no? Sapete quelle piccole cittadine americane, tutte carine, tutte perfettine, dove le persone si amano e fanno le cose belle. Insomma, si rincontrano là perché lei è stata trascinata in sto posto da sua sorella e lui invece ci è nato. Book Lovers l'ho trovato un po' più maturo come libro rispetto a Romanzo d'estate. Romanzo d'estate, se non sbaglio, è stato il primo romanzo pubblicato di Emily Henry, però non vorrei dire cavolate. Però ecco, rispetto a Book Lovers si sente proprio un po' uno stacco, no? Una crescita. Anche i personaggi, secondo me, hanno aiutato tanto perché entrambi, essendo così un po' cinici, risultano spesso molto autoironici, sarcastici, quindi è comunque un libro che veramente a me ha fatto ridere più volte, cioè
ci sono proprio delle situazioni che mi hanno sinceramente fatto ridere. E in generale il tutto mi è sembrato comunque più solido rispetto al romanzo d'estate. L'unica cosa però che mi è piaciuta meno è stata invece la backstory di lei, cioè tutta la storia con la sorella, che boh, sinceramente, per carità, ho pianto, perché figurati se io non piango, ma non lo so, mi ha un po' più annoiato, probabilmente, non lo so, forse sono riuscita ad immedesimarmi di più nella questione, no, di romanzo d'estate, non ho idea, però poi io non sopportavo particolarmente sua sorella, quindi poi quando c'è stato tutto il momento in cui i nodi sono venuti al pettine ero tipo basta, per favore, non ne posso più di questa qua in mezzo ai piedi. Boh, probabilmente mi ha semplicemente colpito di meno, però come libro lo considero, diciamo, un pochino più carino rispetto al romanzo d'estate, cioè più maturo, più strutturato, non so come dire. Però vi consiglierei comunque di leggerli in quest'ordine, cioè prima romanzo d'estate e poi Book Lovers, perché secondo me è un buon modo. Vi godete di più questa crescita della scrittura. In entrambi i casi, comunque, come vi dicevo, sono comunque dei romanzi rosa molto consapevoli. Emily Henry ha piena coscienza del genere che scrive e dei cliché, degli stereotipi che questo genere si porta dietro, e lei li usa tantissimo per fare autoironia o comunque per fare citazioni, per mettere quel cliché che tu ti aspetti ma che comunque ti fa sorridere perché lo vedi che lei, cioè, è consapevole di quello che sta facendo. Anche perché, perlomeno in questi primi due romanzi che ho letto io, l'editoria, il mondo dei libri, il mondo della scrittura sono sempre molto presenti nella vita dei personaggi, e quindi lei ha anche più modo, no, di inserire tutte queste cose un po' meta, diciamo. Quindi non lo so, se non siete degli appassionati di romanzi rosa, se pensate che siano un genere di serie B, magari Emily Henry potrebbe farvi ricredere. E io li consiglio veramente come libri un po' da leggere in periodi magari in cui non avete voglia di qualcosa di denso, che però non siano nemmeno dei libri, diciamo, totalmente vuoti che non vi lasciano niente. Anzi, devo dire che appunto a distanza di tempo sono comunque dei libri su cui mi capita di tornare con la mente, comunque qualcosa mi hanno lasciato, sono stati molto molto carini. Quindi, come primo approccio al romanzo rosa, Emily Henry per me sei un 10 su 10, ho amato, e infatti, pepem, ho acquistato People We Met on Vacation, Un amore in vacanza, che non ricordo quale sia, forse il terzo o il quarto. Devo recuperare anche Happy Place, e così dovrei aver completato tutto. Ditemi se volete vedere un altro reading vlog, io mi sono divertita tantissimo a farlo e mi ha spronato tanto anche a leggere. Mi piacerebbe farlo magari con appunto People We Met on Vacation e l'altro, quindi Happy Place. E poi so che è uscito un nuovo romanzo di Emily Henry, proprio cos'è, ad aprile, fine aprile, solo che in Italia non è uscito, cioè è uscito solo negli Stati Uniti e penso in UK. Il libro si chiama Funny Story e sto vedendo che insomma tutti lo stanno adorando, ma non avevo dubbi perché Emily Henry, caspita, ma io dove ho vissuto finora senza i suoi libri? E niente, quindi ecco, fatemi sapere se vi va di vedere un secondo reading vlog sempre su Emily Henry, oppure se volete vedere altri reading vlog di, non lo so, libri che vorreste di cui parlassi, magari in particolare del ramo fantasy, perché sapete che è un po' il mio preferito, quindi se ci sono dei fantasy romance che volete che legga, fatemi sapere. Allora, devo finire Fourth Wings, cioè ho letto il primo, devo iniziare e finire il secondo, e poi giuro che inizio ACOTAR, perché tutti mi stanno consigliando ACOTAR. So che è molto controverso perché molti lo odiano, molti lo amano, non mi interessa, io voglio leggerlo, sono curiosa, quindi inizierò questa avventura, vediamo come andrà, sono molto gasata. Soprattutto io, ragazzi, non vedo l'ora che sia estate, ma solo per un motivo. Io di solito odio l'estate, ma c'è un motivo che me la fa amare, ovvero leggere in spiaggia, sotto l'ombrellone. Io non vedo l'ora di avere i miei libroni fantasy da leggere sotto l'ombrellone. E speriamo per l'estate magari di avere anche l'ultimo di Emily Henry, che è la perfetta lettura da spiaggia, secondo me. E nulla, quindi io spero tanto che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se voi avevate letto Emily Henry, se volete vedere altri reading vlog, insomma, chiacchieriamo qua sotto e nulla, alla prossima, ciao!